Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Autostrade impone ai Benetton le condizioni. Benetton usciranno rinunciando a tutti i ricorsi. Atlantia è pronta a cedere l'intera quota allo Stato. Al Consiglio dei Ministri la controproposta dell'azienda dei Benetton, l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti e l'uscita diluita nel tempo di Atlantia. Per Conte e 5 Stelle è inaccettabile l'assenza della manleva per il risarcimento sul ponte Morandi, appunto inaccettabile questo. Trattative a oltranza nella notte. Recovery Fund, Rutte dice soldi a fondo perduto solo con condizioni molto rigide. Italia e Spagna premono, intesa deve essere a luglio, dicono. Il primo ministro dell'AIA ha aggiunto che le risposte ottenute finora dagli altri leader europei in merito a questa sua posizione non mi fanno sperare sulle possibilità di raggiungere un accordo al vertice di venerdì e sabato. Il Premier Conte invece ribadisce al lavoro per finalizzare il percorso al prossimo Consiglio europeo. Anche lo spagnolo Sanchez ribadisce l'accordo deve essere trovato entro luglio. Rimangono distanze anche sul volume del fondo di rilancio, l'equilibrio tra sussidi e prestiti e la questione della governance, i rebats e le condizionalità sullo Stato di diritto. Coronavirus, Speranza dice rischiamo di importare i contagi da fuori, misure prorogate fino al 31 luglio, mascherina e niente assembramenti. Il Ministro della Salute ha annunciato le nuove misure di contenimento durante un intervento al Senato che ha approvato la risoluzione di maggioranza con 154 voti a favore e 129 contrari, ma sulla proroga dello stato di emergenza precisa nessuna decisione è stata ancora presa. Agicom per l'autority che vigilerà sul riassetto di Mediaset e Team, un consiglio che rinnova gli equilibri del Nazareno. Spunta in attesa il nome di Enrico Mandelli, apprezzato dalla Lega e gradito a Silvio Berlusconi. In quota PDL c'è la dirigente del Mise, Laura Aria, per anni distaccata all'autority. Chiude il cerchio il deputato PD Antonello Giacomelli, un volto noto del ramo, mentre 5 Stelle esprimono l'outsider Elisa Giomi, sociologa esperta di violenza di genere. 'Ndrangheta alla cena con il figlio del boss e le pistole nella casa di lusso a City Life e i voti al candidato della lista di Tremonti nel 2013 al centro di una delle zone più in vista di Milano, dimora di molti VIP con affaccio sui grattacieli che sbettano sulla città. Si discuteva di affari del clan nell'appartamento di Francesco Maida, arrestato con altri 7 nell'inchiesta della DDA di Milano. Gli investigatori hanno documentato un incontro in cui si discusse di conflitti di interesse della branca torinese del clan. Un pentito sostiene che 2 degli arrestati furono incaricati dal boss Lino Greco di appoggiare la candidatura di Tranquillo Paradiso, in corsa anche in Calabria con Iole Santelli a gennaio, alle regionali in Lombardia del 2013. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli, ristoratori in agonia, un locale su 4 già rischia di chiudere, ristoranti incassi più che dimezzati, l'economia napoletana all'uscita della quarantena è fortemente ridimensionata, del 55% di media a giugno 2020 con una perdita di 150-200 milioni di euro, secondo i dati FIPE e Confcommercio. Oggi c'è ogni pubblico esercizio a numeri diversi a seconda delle zone, ma le cifre sono sempre in perdita. A uscire sono per lo più i ragazzi che spendono meno, spiega Massimo Di Porzio di FIPE Napoli, di FIPE Napoli 1. I locali con spazi all'aperto hanno retto meglio, ma se il trend non si inverte, tra ottobre e novembre vedremo chiusure di massa. A rischio un ristorante su 4 in città, oltre 1000 attività e 10.000 dipendenti. Sono tanti i posti già andati in fumo per i dipendenti senza requisiti per la CIG, come stagionali, stagisti e lavoratori a nero. Per evitare un'ecatombe di disoccupazione sarà decisiva la proroga della cassa integrazione fino a fine anno.
Folla all'apertura del nuovo negozio, l'imprenditore multato, avevo solo 4 persone all'interno, ha detto. Tanti messaggi di solidarietà per Luigi e Luigi Atteo, dopo la multa subita per i presunti troppi assembramenti in strada per l'inaugurazione del suo nuovo negozio in via Epomeo, corredato anche da un hashtag, io sto con Gonau. Notizie dalla Puglia. Bonus professionisti Puglia da 2.000 euro, le domande dal 15 di luglio. Sarà attiva da oggi, 15 luglio, sulla piattaforma Sistema Puglia, la misura Start messa a punto dall'assessorato al lavoro, istruzione e formazione della Regione. Professionisti iscritti a casse private, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla data del 1 febbraio 2020, rimasti fuori dal sistema di aiuti previsti dal Governo per il contrasto alla crisi economica scaturita dal coronavirus e dal conseguente lungo lockdown, potranno usufruire di un contributo una tantum di 2.000 euro. Ferita gravemente dopo l'incidente, la ragazza salvata da ambulanza di passaggio tra Castellana e Turi. Una ragazza di 28 anni è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente verificatosi sulla strada provinciale 32 tra Castellana Grotte e Turi. La giovane è stata trovata casualmente da un'ambulanza di passaggio dopo un trasferimento a Bari. A raccontare l'episodio, ripreso da vivalastrada.it, è il dottor Pierfrancesco Di Masi, che ha soccorso la giovane Manuela. Notizie da Treviso e dal Veneto. Lega per la Regione, scontro fratricida nella Marca. Uscenti e Big sono nervosi, metà rischia grosso. 6 posti per 27 candidati. I duelli e i feudi certi e i pupilli di Zaia. Insomma, donne cercano donne e Foggiato è l'outsider. Banditi al museo del castello di Conegliano, trafugata una testa di marmo, l'opera era posata su una colonnina, il comune ha fatto denuncia alla polizia, l'assessore Gaia Maschi ha detto siamo dispiaciuti, forse è stato un visitatore. Treviso, inseguimento lungo il PUT, è stato arrestato l'ubriaco che ha rischiato di investire alcuni pedoni, l'episodio è avvenuto domenica pomeriggio, il 33enne trevigiano è ora agli arresti domiciliari. A Paese rubano sulla scena della tragedia, in due finiscono a processo. Daniel e Alessandro Cari sono stati fermati mentre portavano via una bicicletta dalla proprietà di Sergio Miglioranza sul luogo dell'incendio in cui sono morte la moglie Franca Fava e l'amica Fiorella Sandre. Spaccio di cocaina tra la Marca e la provincia di Venezia. 4 arresti. I carabinieri di Marcona hanno ricostruito un giro di spaccio che esisteva dalla primavera del 2015. Indagati altri 3 complici della banda, sempre appunto per spaccio e stupefacenti. Adesso passiamo la linea alla nostra corrispondente Sabina Ciccotti per quanto riguarda il Friuli e Venezia Giulia. Aumentano in Friuli Venezia Giulia i casi di cronaca legati ai cittadini stranieri o ai clandestini entrati illegalmente attraverso i confini con la Slovenia. Al CPR di Gradisca di Sonso è stato ritrovato un giovane straniero morto nella sua stanza, un altro verso in gravi condizioni in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, in quanto alcuni materassi erano stati dati alle fiamme. La questura e i gruppi investigativi indagano sul caso. Un ragazzo è stato soccorso nel fiume Meduna mentre faceva il bagno dai vigili del fuoco di Pordenone. Il 14enne, di origini straniere, a un certo punto non è riemerso più dalle acque ed è stato dato l'allarme. Il giovane rischia la vita ed è ricoverato in ospedale. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, riprendiamo da studio la lettura delle notizie sempre riguardanti il Friuli Venezia Giulia. Perdono il sentiero sul monte Chastellat, salve 3 ragazze, soccorso nella zona del Piancavallo martedì pomeriggio. 3 ragazze sono state soccorse nel pomeriggio appunto di martedì 14 luglio dopo aver perso il sentiero mentre stavano facendo un'escursione sul monte Chastellat, una montagna che arriva a 1641 metri nella zona di Piancavallo.
si tuffa nel fiume Meduna, gravissimo un ragazzino. Incidente nel pomeriggio, un 14enne è stato trascinato dalla corrente e ha perso i sensi, è stato rianimato sul posto. Si tuffa appunto, come dicevamo, nel fiume Meduna, Pordenone, nella spiaggetta che si staglia in via Levade, ma poi non riemerge dalle acque. È successo poco dopo le 17 ed è scattato immediatamente l'allarme con una chiamata al 112. Lavori in via Mercato Vecchio, botta risposta tra Bertossi e Michelini, consigliere di Prima Udine denuncia l'assenza di operai nel cantiere, la replica del vice sindaco, botta e risposta quindi tra il vice sindaco di Udine Loris e Michelini e il consigliere comunale di Prima Udine Enrico Bertossi, e appunto l'oggetto della polemica è lo stato dei lavori in via Mercato Vecchio. Esercizio abusivo della professione medica, due attività nel mirino dei NAS, nei guai una parafarmacia esontina che prescriveva diete per le intolleranze e un centro fisioterapico udinese. I carabinieri del NAS di Udine hanno segnalato all'autorità giudiziaria la titolare di una parafarmacia attiva in provincia di Gorizia. L'indagata è accusata di aver effettuato delle vere e proprie visite mediche finalizzate a determinare eventuali intolleranze alimentari e a prescrivere diete. Gli amici della musica sotto la loggia del Lionello, domenica 19 luglio alle ore 21, un recital pianistico di Antonio Di Cristofano. Domenica 23 agosto il duo flauto e pianoforte Luisa Sello e Bruno Canino. Gli amici della musica di Udine quindi arricchiscono il programma di Udine Estate con un appuntamento sotto la loggia del Lionello. La mini rassegna, denominata Concerti a Palazzo, è dedicata all'eleganza dei grandi classici della storia della musica, e dopo il recital pianistico di Antonio Di Cristofano, un virtuoso che ha riscosso successi in tutto il mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Konzerthaus di Vienna, passando per Mosca, Shanghai e per i più prestigiosi teatri europei, compresa la Scala di Milano. In programma ce ne sono pagine di Mozart, Chopin e Brahms. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.